in tempi molto più vicini a noi il mito di Enea smette di essere appunto un mito di legittimazione e del personaggio di Enea si valorizzano altre caratteristiche, le caratteristiche che ne fanno un vinto, un esule, uno sconfitto, qualcuno che viene dalla guerra, che si lascia alle spalle un passato di macerie. Questo riutilizzo del mito novecentesco del mito di Enea emerge meravigliosamente in un breve testo di Giorgio Caproni che adesso leggiamo. Enea, che in spalla un passato che crolla, tenta invano di porre in salvo, e al rullo di un tamburo che è uno schianto di mura, per la mano ha ancora così gracile un futuro da non reggersi ritto. Ecco, questo è l'Enea di Giorgio Caproni. E chi è questo Enea? Enea è la metafora, l'icona dell'uomo uscito, emerso, sopravvissuto alla catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. In questo eroe che si allontana da una città in fiamme, che ha per mano un bambino che è sì a sua volta icona del futuro, ma di un futuro ancora gracile, ancora incapace di camminare da solo sulle sue gambe. Ecco, questo personaggio che alle sue spalle ha soltanto macerie, ha soltanto rovine, che non ha più un passato verso il quale tornare, ma non ha ancora neanche un futuro verso il quale andare. Ecco, questa immagine è quella che, appunto, per Caproni sintetizza la condizione dell'uomo emerso, appunto, dal disastro della Seconda Guerra Mondiale. E il personaggio di Enea è un personaggio che si impone all'immaginazione di Caproni nel momento in cui deve trovare un correlativo nel mito antico di questa situazione, tutt'altro che abusivamente. Certo, questo non è l'Enea vincitore, fondatore di dinastie, creatore di casate regnanti, coltivato e praticato dagli uomini del Medioevo. È un Enea novecentesco, un Enea sconfitto, perdente, appunto, un Enea senza passato e senza futuro. Eppure, comunque, anche questo Enea non è un Enea abusivo, non possiamo dire che questo Enea tradisca Virgilio, semplicemente sviluppa, valorizza certi aspetti del personaggio ai quali evidentemente la sensibilità di uomini del Novecento, passati attraverso alcune delle più grandi sciagure della storia dell'umanità, ci rende particolarmente sensibili.